ovvio che entri in campo sempre per vincere, ma comunque sia per fare un bel risultato. Così non è stato, perché prendere 50 punti dall'Australia non è mai bello. E ci sono tanti errori. Adesso, domani, in riunione video, sicuramente guarderemo cosa abbiamo sbagliato in particolar modo e cercheremo subito di risolverli, perché prossima settimana contro le Figi sappiamo che è una squadra che invece possiamo e dobbiamo battere, e per cui dovremmo risolverli in fretta. Loro hanno portato molta pressione sui punti di contatto, infatti sono riusciti a rallentare le nostre palle, mettiamo sempre le mani in rack, comunque davano parecchio fastidio, hanno giocato tanto su questo. Un altro particolare tecnico, mischia chiusa, all'inizio qualche problemino sull'ingaggio dovuto a fiatamento piuttosto che a regole nuove, cosa ci puoi dire? Guarda, questo? Ecco, io più che i punti di incontro metterei un pochino più il punto sulla mischia ordinata, perché è stato un nostro particolare problema, perché abbiamo perso tanti palloni da mischia ordinata, e per cui se non hai palloni difendi e basta. Dopo abbiamo fatto tutto un primo tempo troppo in difesa, loro avevano sempre il pallone, riuscivano ad attaccare e logicamente ci hanno puniti. Mischia ordinata non è che siano magari noi che non eravamo affiatati, è che forse c'è stata qualche incomprensione anche con l'arbitro. L'arbitro è un ex apertura, giocava ai Saracens, sì. Forse non è che faccia l'arbitro da tantissimo tempo e forse nella mischia ordinata ancora qualcosina anche lui deve prenderci, perché sappiamo benissimo che dopo l'ingaggio ci deve essere un minimo di assestamento in cui le due squadre, non dico stanno ferme, ma tendono almeno a star ferme, a per poi lui dà di nuovo il comando degli S9 e allora da lì si introduce la palla. Invece quasi sempre l'Australia ingaggiava e dopo spingeva subito. È vero che anche noi abbiamo una squadra di gente esperta, per cui dobbiamo subito riassestarci e cercare di trovare subito le soluzioni, però se l'arbitro non ti dà non ti tutela almeno un po', è difficile. Su questa cosa qua comunque posso dire che hai perfettamente ragione, perché è tutto uno schema di gioco che hanno fatto in tutto il Championship. Sì. Quando magari contro le squadre del Championship loro venivano penalizzate, comunque gli davano l'alt, con noi l'arbitro non ha avuto lo stesso riguardo. Forse ti dico, il nostro errore è stato star troppo sul regolamento, siamo stati anche troppo bravi a seguire tutte le regole, cioè ingaggiare, star fermi, e invece loro ci giocavano sopra. Dove poi il minimo di spinta in prima dell'ingaggio continuavano a far passetti laterali, battere testa contro testa con i nostri piloni, cioè cercavano in tutte le maniere di primo innervosirci e secondo giocare appunto sul regolamento. L'arbitro tutte queste cose non le ha viste e, ripeto, è andata magari colpa sua, colpa anche nostra che non ci siamo adattati. Con le Figi faremo sicuramente meglio. Sì, speriamo di sì, e speriamo anche che ci sia qualcuno che ne capisca un pochino un po' di più. In effetti era clamoroso, loro giocano tanto su queste cose, ma sì. È classico di una mischia che è sì. Più debole anche sulla mischia chiusa. Sì, certo. Purtroppo non siamo tutelati. Vabbè, Antonio, grazie mille. Certo. Alla prossima.